marciapiede a Mestre. Furti e rapine si sono registrati nella mattinata. Ha rapinato anche un anziano che stava uscendo dal panificio. Vaiolo delle Scimmie è morto in vacanza a Cuba. Il comandante dei carabinieri della compagnia di Scorzè, il pescarese Germano Mancini, aveva 50 anni. Un turista veneziano di 70 anni è ricoverato per un principio di encefalite nel reparto di terapia subintensiva della neurologia dell'ospedale di Feltre. All'uomo è stata diagnosticata un'infezione da West Nile. Sono ancora in pegno di riservata le due ragazze che ieri a Jesolo a bordo dell'auto si sono scontrate col bus TVO che nel tentativo di evitare l'impatto è finito nel cortile di un'abitazione in via Gorizia. Grazie al sole, il legno e la geotermia ha realizzato una casa che non inquina e che si scalda e illumina a costo zero senza più doversi preoccupare delle bollette. Si trova a Spinea. L'associazione Piazza San Marco lancia un appello al governo. Dopo 2 anni e mezzo si attendono ancora i rimborsi dell'acqua alta del 2019, oltre i 20.000 euro già rimborsati attraverso il comune. Chiusa la lista, inizia ufficialmente la campagna elettorale. 48 gli scranni a disposizione per i candidati parlamentari veneti, Carlo Nordio e Flavio Tosi tra i nomi più pesanti accanto a molti leader nazionali. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Dunque, anche quella di oggi è stata una giornata, una mattinata di paura in via Piave a Mestre, un furto e una rapina in nemmeno 2 ore. Nel reportage il racconto esasperato anche di chi ha inseguito uno dei ladri con una mazza. Questa mattina, Mestre, prima la rapina a un anziano in via Cavallotti, angolo via Piave, intorno alle 8:15, quando all'uscita del panificio il pensionato si è visto scippato del suo telefonino, strattonato e caduto violentemente a terra. Ad assistere al fatto ben 2 commercianti, a cominciare da Michela, la panettiera. Era appena stato qua a prendere 2 brioche, tra l'altro era tantissimo che non veniva, e appena girato l'angolo uscito aveva il cellulare in mano. Io ho visto il ragazzo in bicicletta che era un po' che girava, un brutto volto, ecco, diciamo così. E niente, 2 secondi dopo è iniziato a corso il signore urlando che le aveva rubato il cellulare. A prestare i primi soccorsi all'anziano Lucia, la pasticcera di 3 esercizi più in là. Gridava, aiuto, aiuto, chiamate la polizia. E sono uscita. E ho chiamato la polizia perché questo gridava, mi hanno rubato il telefonino. Allora l'ho fatto accomodare qui al bar e è arrivata la polizia. Nemmeno il tempo di riprendersi dallo shock che 1 ora e mezza dopo avviene il secondo episodio criminale con il furto di magliette al negozio etnico del bengalese di Pu. Ha inseguito il ladro con la mazza, racconta. Sempre barbone, sempre casino, sempre. Come mai? Come passare vita là qua? Io abito qua, io stenere abito qua 5 anni, sempre io guardato mattina, notte, pomeriggio, tutti la casino. Però come passare vita qua? I giacigli dei barboni con gli scatoloni di cartone che di notte si trasformano all'occorrenza in materassi e cuscino ancora visibili nell'ex negozio sfitto dei cinesi di fronte a quello di Dipù. Sotto a porticato poco più in là una donna chiede l'elemosina e giorno lei è visibile come nella notte gli invisibili qui in piazzetta San Francesco, angolo via Piave, ritrovo di pusce sbandati e tossici come lei, Jessica Mestrina, ha soltanto 25 anni, siringa al braccio, viene qui per farsi. Ieri sera qui in via Buccali, sempre angolo via Piave, i commercianti hanno chiamato di nuovo gli agenti della locale che, verbale in mano, hanno schedato un bel po' di persone, agenti che a loro volta però hanno subito un gravissimo furto, come racconta un residente in questo video pubblicato su Facebook. Oggi è il 23 agosto e come potete vedere qui per terra ci sono documenti del Comune di Venezia, dei verbali di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, del verbale unico per fermi e sequestri amministrativi e anche sempre della polizia locale un altro blocco per i verbali. Qui è appena arrivata. Qui è appena arrivata la polizia locale. È morto a Cuba, dove era in vacanza, il comandante dei carabinieri di Scorzè, Germano Mancini, ha
costargli la vita probabilmente il vaiolo delle scimmie. È morto il comandante della stazione dei carabinieri di Scorzè, Germano Mancini, 50 anni. Il militare si trovava in vacanza a Cuba per il periodo di Ferragosto. Originario di Pescara, risiedeva a Noale. Fatale, una crisi respiratoria. Le autorità locali stanno cercando di capire se il malore possa essere riconducibile a un'infezione da virus del vaiolo delle scimmie. A comunicare l'improvvisa scomparsa, il Ministero della Salute cubano in un comunicato. Il paziente, che si trovava in condizioni critiche instabili dal 18 agosto giovedì, è morto la sera del 21 agosto domenica. Mercoledì aveva avuto i primi sintomi, ma inizialmente il militare aveva pensato a un malessere passeggero, scrive. Il giorno successivo, vedendo che invece la situazione non accennava a migliorare, si è rivolto a un medico. Da qui le sue condizioni sono peggiorate drasticamente, tanto da richiedere il trasferimento urgente in terapia intensiva in ospedale. Mancini era a Cuba con alcuni amici. Separato, padre di un figlio, tornerà in patria al termine delle pratiche tra i due paesi. L'ambasciata italiana a Cuba, in stretto raccordo con la Farnesina e le autorità locali, si è messa a disposizione della famiglia del militare per fornire ogni possibile assistenza. E un turista veneziano di 70 anni è ricoverato per un principio di encefalite nel reparto di terapia subintensiva della neurologia dell'ospedale di Feltre. All'uomo è stata diagnosticata un'infezione da West Nile, verosimilmente contratta fuori provincia. Il settantenne, che non è in pericolo di vita, ha avvertito i sintomi della malattia all'arrivo nel Bellunese, nel territorio di Santa Giustina. Per la provincia di Belluno si tratta del primo caso di West Nile definito di importazione, poiché al momento non sono stati rilevati eventi causati da zanzare infette. Incidente tra tre mezzi in autostrada, il bilancio di un ferito è successo questa mattina verso le 8:30 all'altezza di Meolo nel Trevigiano, vigili del fuoco, SUEM e polizia stradale sul posto. Coinvolto un autocarro che trasportava un mini escavatore, un furgone e un auto articolato. Il primo mezzo dei vigili del fuoco, partito da Mestre, stava già percorrendo l'autostrada per l'incendio di un furgone a Meolo quando si è trovato davanti l'incidente. I pompieri hanno estratto dalla cabina il conducente di uno dei mezzi pesanti, prestandogli il primo soccorso fino all'arrivo dei sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato e trasferito in ospedale. Durante le operazioni il traffico ha continuato a scorrere sulla corsia di sorpasso, ma si sono comunque create code tra il bivio A4 tangenziale di Mestre e Meolo Roncade. Non sono ancora fuori pericolo le due ragazze che ieri si sono scontrate con un bus a Jesolo. Sono ancora in prognosi riservata le due ragazze che ieri a Jesolo a bordo dell'auto si sono scontrate col bus ATVO che nel tentativo di evitare l'impatto è finito nel cortile di un'abitazione in via Gorizia. Una è ricoverata nell'ospedale di Mestre, l'altra a Treviso. Sarebbe stata proprio l'auto a non rispettare la precedenza. Per questo l'autista del bus, 61enne, anche lui ferito alla testa, aveva cercato di evitare l'impatto diretto colpendo la fiancata e poi finendo nel cortile della casa. Alla guida c'era una giovane di origine ucraina, mentre la passeggera è di Mussolente, nel Vicentino. Lievi contusioni per due passeggeri all'interno del bus. «Ho sentito tre colpi, come una bomba», sono state le parole del titolare della casa, che in quel momento si trovava all'interno a pranzare. «All'inizio ho pensato si trattasse di un attentato». Voltiamo pagina. Grazie al sole, al legno e alla geotermia ha realizzato una casa che non inquina e che si scalda e illumina a costo zero, senza più doversi preoccupare delle bollette. Si trova a Spinea. È mai possibile riuscire ad abitare in una casa senza inquinare, senza sporcare l'ambiente, senza rovinarlo, avendo comfort pieno e risparmiando qualche soldo? La risposta è questa casa. Da qui è nata l'idea del giornalista Giorgio Malavasi che insieme alla moglie Daniela e i figli Francesco e Giulio ha deciso un anno fa di dare vita a un progetto innovativo che si sta dimostrando il più efficiente del Veneto. Una casa solare passiva nel cuore di Spinea, totalmente ecologica e che permette di risparmiare sulle bollette pagando cifre irrisorie. I rincari non sono più un problema. Tutto si scalda, si raffredda e si illumina a costo zero. È la portata di tanti.
davanti di tantissimi, non ha dei costi superiori rispetto a una casa normale, perché si basa sull'uso efficace di due ingredienti, diciamo. Il primo è l'isolamento. Che trattengono il calore del sole scaldando la casa d'inverno e mantenendola più fresca d'estate. Il secondo ingrediente sono le energie rinnovabili, le energie pulite. Questa casa si dota di una tecnologia ormai abbondantemente diffusa, che sono i pannelli fotovoltaici e anche le batterie, per accumulare un po' di energia in più quando non viene usata subito. Qui non c'è l'allacciamento al gas, anche la cucina si basa su una piastra elettrica, una piastra induzione. Illuminare la casa, far funzionare gli elettrodomestici ha un costo attorno ai 50 centesimi di euro al giorno. Anche la qualità della vita è cambiata. Le temperature qui sono omogenee perché si sta bene complessivamente. C'è anche un sistema di ricambio dell'aria che permette di trattenere pollini, polvere, di lasciarli fuori e quindi far entrare solo aria pulita. E poi un risparmio energetico e la consapevolezza, soddisfazione, di non inquinare. È come se in quest'anno fossero stati piantati 157 alberi. Anche per questo la casa è considerata un gioiello ecosostenibile, classificata Gold Nature, secondo i criteri di Casa Clima. Ma quando dall'ambiente non arriva un aiuto, cosa succede? Se il sole non è sufficiente, se le batterie sono scariche, svuotate, si fa ricorso alla normale rete elettrica. Solo che l'autosufficienza di una casa del genere nell'arco di un anno è nell'ordine dell'85% circa. C'è poi un'altra soluzione per scaldarsi: invitare 3 o 4 amici a cena o preparare una torta. In una casa ben isolata come questa, invitare gli amici a cena significa invitare 3, 4, 5, 6 stufette. L'associazione Piazza San Marco lancia un appello al governo. Dopo 2 anni e mezzo si attendono ancora i rimborsi dell'acqua alta del 2019, oltre i 20.000 euro già rimborsati attraverso il comune. Una situazione insostenibile. Sono passati 2 anni e mezzo, evidenziato il presidente dell'associazione Piazza San Marco Vernier, e c'è ancora chi aspetta risarcimenti da oltre 100.000 euro. È il caso del caffè Quadri, ma anche dell'hotel Gritti o del caffè Lavena. Stesso discorso anche per molti proprietari di immobili. Abbiamo bisogno di risposte chiare, continua Vernier, per quanto riguarda il secondo stralcio per tutti i costi sostenuti sopra i 20.000 euro di danni che erano già stati rimborsati dal comune. Sappiamo che l'amministrazione si è fatta portavoce di questa necessità al governo, conclude, ma i rimborsi non sono ancora arrivati e l'ansia per l'attesa comincia a pesare. L'associazione, conclude, si fa carico di questo ulteriore sollecito a nome di tutta la città. E adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo. Siamo tornati in diretta per parlare del protocollo sottoscritto questa mattina a Palazzo Balbi per l'inclusione lavorativa, l'istruzione e la formazione della popolazione carceraria. Oggi noi presentiamo, possiamo dire, una prima nazionale, nel senso che questa regione vuole firmare un accordo che noi abbiamo deliberato fra l'altro ad aprile, il 22 aprile se non ricordo male, un accordo per l'inclusione lavorativa, ma non solo, perché parleremo di riattivazione lavorativa, di istruzione, di formazione e altro, relativamente alla popolazione carceraria. Regione Veneto e Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria hanno sottoscritto un protocollo, primo nel suo genere in Italia, con l'obiettivo di evidenziare e potenziare le competenze lavorative dei detenuti. Prevede l'assunzione di 4 funzionari che dovrebbero lavorare all'interno delle case circondariali e della casa di reclusione del Veneto. Sono funzionari che si affiancheranno ai nostri funzionari giuridico-pedagogici, significa ai nostri educatori, proprio per fare un lavoro insieme più accurato su quelle che sono le competenze lavorative delle persone detenute. Sono 2.392 le persone attualmente detenute nelle carceri venete, il 50% in attesa di giudizio. Nella metà dei casi si tratta di cittadini stranieri. Si stima un sovraffollamento medio di un 30-40% che rende difficile la convivenza tra i reclusi. Per questo si sta lavorando per migliorare le condizioni di vita
negli istituti con interventi di ristrutturazione, ad esempio disponendo le docce nelle celle o gli impianti di condizionamento. Perché, spiega Maria Milano Franco d'Aragona, le carceri non sono solo luoghi di detenzione, ma anche di lavoro, attraverso il recupero per un reinserimento nella società. Abbiamo tenuto all'organizzazione di questo progetto che vede la Regione impegnata con 200.000 euro, ma non saranno gli ultimi, nel senso che noi lo consideriamo un investimento. Dobbiamo anche occuparsi di reinserire e di fare dei percorsi per questi cittadini che magari si sono comportati male, che non hanno rispettato la legge, a volte si sono macchiati di crimini veramente indicibili, però è altrettanto vero che comunque noi lo vediamo ancora come un modello rieducativo. Siamo alla politica, chiuse le liste con i candidati alle prossime politiche del 25 settembre, a pesare il rischio astensionismo, che è il tema del sondaggio che vi presentiamo questa sera. Vi chiediamo di rispondere a questo quesito: incubo astensione, voi andrete a votare? Se la vostra risposta è sì, numero lo 0422 16 26 691, 0422 16 26 690. Se la vostra risposta è no, la chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo perché la vostra risposta venga correttamente registrata all'esito questa sera nel corso di Ring. Allora, come detto, ieri sera alle 20 è scaduto il termine per la presentazione delle liste, il punto nel nostro servizio. Per alcuni è stato un parto difficile, travagliato soprattutto nel centrodestra. Lega e Fratelli d'Italia si sono presi tutto il tempo possibile per limare, ricalibrare, equilibrare, trovare il giusto mezzo, non sempre riuscendoci tra diktat romani e esigenze di rappresentanza del territorio. Alle 8 della sera in Corte d'Appello si sono chiusi i giochi, 19 simboli presentati, decine i candidati per 48 scranni a disposizione del Veneto. Prima del taglio i parlamentari erano 74, tanti i rappresentanti uscenti rimasti fuori dai giochi o che si trovano in posizioni non utili. Soprattutto nella Lega, Franco Manzato e Angela Colmellere sono finiti in fondo alla lista. Niente da fare per Giampaolo Vallardi, che in un post ha rivelato di aver appreso dalla televisione di essere rimasto escluso. Non sono stati ricandidati nemmeno Alex Bazzaro, Ketty Fogliani e Sergio Vallotto per Venezia. Sparita dai radar la rappresentanza per Belluno. Il Carroccio schiera quasi tutti i big uscenti tra uninominali e plurinominali, sia Camera che Senato. Ci sono Erika Stefani, Andrea Ostellari, Alberto Stefani, Ingrid Bisa. Tra le poche che new entry in posizione utile, Gianangelo Boff, commissario della Lega Trevigiana e sindaco di Tarso. In Fratelli d'Italia si gioca la carta Carlo Nordio, candidatura di punta, accanto tra gli altri al commissario regionale Luca De Carlo, Raffaele Speranzon, capogruppo in consiglio regionale Adolfo Urso, attuale presidente del Copasir alla padovana Elisabetta Gardini. In Veneto correrà anche Isabella Rauti, ma non è l'unico nome non veneto di fatto blindato dai partiti. Forza Italia mette al sicuro Anna Maria Bernini, mentre la presidente del Senato Casellati dovrà giocarsela in Basilicata. L'altro nome in pole position è quello dell'ex sindaco di Verona Flavio Tosi. Nel PD i big nazionali in corsa a nord-est sono lo stesso segretario Dem Enrico Letta e l'eterno Piero Fassino. Blindati la trevigiana Rachele Scarpa, Alessandro Zan, padre dell'omonima legge sulla lotta all'omotransfobia, e lo stesso Andrea Martella, segretario regionale del partito. Coraggio Italia, la formazione di Brugnaro, schiera tanti volti giovani imprenditori, riconfermando Raffaele Baratto e dando molte chance a Martina Semenzato. Azione, Italia Viva riconfermano i parlamentari uscenti Sara Moretto, Daniela Sbrollini, Davide Bendinelli, con Carlo Calenda che è posizionato al proporzionale al Senato a Padova. Nome di peso è quello dell'imprenditore Alberto Baban. Nel Movimento 5 Stelle pronta a correre di nuovo Barbara Guidolin, con la new entry Flavio Baldan, che per l'alternanza di genere ha scalzato Rietta Vanin. In lizza anche la moglianese Cristina Manes ed Enrico Capelletti. Più Europa si affida anche ai big Benedetto Della Vedova ed Emma Bonino. Accanto i nomi del territorio Alberto Ruggin e Annalisa Nalin. Per l'Alleanza Verdi sì, c'è Luana Zanella. Scende in campo per il partito animalista anche Riccardo Schumski, ex sindaco di Santa Lucia di Piave, medico divenuto un simbolo per la sua lotta contro le politiche ufficiali sul Covid. Sabato scorso Silvana Tosi, ex assessore del comune di Venezia, avrebbe compiuto 71 anni. A distanza di mesi dalla sua scomparsa, il ricordo del figlio Daniele, che per la prima volta si racconta. Sabato 20 agosto praticamente è il primo non compleanno di mia mamma, ce ne saranno tanti altri purtroppo.
Chi parla è Daniele, il figlio di Silvana Tosi, l'ex assessore alla sicurezza di Venezia, scomparsa a novembre scorso all'età di 70 anni a causa di una malattia. Daniele, emozionato e ancora turbato per la perdita dell'amatissima mamma che accompagnava dappertutto, per la prima volta si apre alla stampa e lo fa in occasione della data di compleanno del genitore, raccontando della battaglia politica appassionata di Silvana Tosi, da sempre militante leghista. In caso, io ho sempre detto in questi anni che mia mamma l'ho persa nel 2015 quando diventò consigliera comunale, perché si era data anima e corpo per aiutare gli altri più deboli, più bisognosi. E quando l'ho persa è stato un dolore immane. Donna sensibile, generosa, dal cuore grande, dedita all'ascolto e all'azione verso chi le chiedesse aiuto, soprannominata per questo la passionaria, perché seppur nella maggioranza era capace di fare opposizione in seno ad essa per raggiungere gli obiettivi di aiuto sociale cui si era preposta. Lei guardava il bene degli altri, il bene dei bisognosi, dei poveri, di quello che lei pensava fosse giusto. Sì, non guardava il colore politico, guardava gli altri. Silvana Tosi, oltre che nel cuore di quanti l'hanno amata e stimata, resterà anche nel ricordo che l'amministrazione comunale ha pensato per commemorarla. Sì, io devo ringraziare chi ha intenzione a breve di mettere una targa commemorativa al canile di San Giuliano nel comune di Venezia. Ed è tutto per questa edizione dei nostri telegiornali dedicati alle notizie da Venezia e provincia. Mi lascio come sempre alle previsioni meteo. Vi ricordo però prima l'appuntamento questa sera a partire dalle 21.15 con una nuova puntata di Ring, che raddoppia non più solo il lunedì ma anche il martedì, per seguire i temi che stanno segnando questa campagna elettorale. Appuntamento dunque con Ring questa sera a partire dalle 21.15 naturalmente su Antenna 3. Meteo, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Previsioni per mercoledì 24 agosto. Sul Veneto, tempo in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. A partire dal pomeriggio, possibili addensamenti nuvolosi più consistenti sulle zone montane. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime comprese tra i 17 e i 20 gradi, massime sui 29 e 30 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia, cielo in prevalenza poco nuvoloso, con presenza di qualche nube sui rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature minime comprese tra i 20 e i 22 gradi, massime intorno ai 30 gradi. Sul Trentino Alto Adige, tempo stabile e molto soleggiato, con presenza di velature sparse e di passaggio nelle ore più calde della giornata, che non daranno luogo a precipitazioni. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 14 gradi, massime comprese tra i 30 e i 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.